Ciao a tutti ragazze e ragazzi, siamo nell'ultima fase della rivoluzione francese, quella che va dal 1794 al 99 con l'ascesa di Napoleone Bonaparte. Abbiamo visto nell'ultima lezione la caduta di Maximilien de Robespierre e dei suoi seguaci, al termine, diciamo, del periodo del terrore che abbiamo visto, fase sanguinosissima di radicalizzazione della rivoluzione dal 1793 al 94, no? Fino al Termidoro 94, appunto, con la condanna a morte di Robespierre e dei, diciamo, dei giacobini e la scomparsa fondamentalmente poi politica della preminenza, perlomeno politica, di giacobini e Sanculotti. Cosa accade quindi in questo periodo? Accade fondamentalmente un tentativo da parte di chi? Da parte dei girondini reduci, quindi i girondini sopravvissuti perlomeno all'ecatombe giacobina, e anche da parte soprattutto del centro di quella che era la convenzione, quindi da parte della pianura, deputati quindi moderati, un tentativo di dare alla Francia una nuova stabilità economica e politica. Quindi questo è il tentativo, fondamentalmente quello di terminare la rivoluzione, di stabilizzare la rivoluzione dando un ordine politico, una sorta di stabilità, un desiderio questo, un'intenzione, un obiettivo assolutamente fallimentare. Ok? Quindi il tentativo che farà la convenzione termidoriana di dare un nuovo governo, un nuovo assetto istituzionale alla Francia rivoluzionata sarà destinato al fallimento, e appunto questo fallimento che analizzeremo in questa lezione e in quella successiva aprirà la strada fondamentalmente ai colpi di Stato che porteranno al periodo napoleonico. Dunque, quali sono le caratteristiche? Diciamo, c'è appunto una convenzione, quindi una nuova assemblea costituente nuovamente, no? Stiamo andando incontro, ragazze e ragazzi, a una nuova costituzione, l'ennesima costituzione della Francia rivoluzionaria. Ne abbiamo già viste due, quella, diciamo, monarchico-costituzionale del 1791, abbiamo visto invece quella del 93, ad opera principalmente giacobina, quindi molto più democratica, ed egualitaria, perlomeno nelle intenzioni. Vediamo cosa accadrà con la Costituzione dell'anno terzo. Innanzitutto, qual è il clima, diciamo, qual è il clima generale della Francia in questo momento, finito il terrore? C'è una politica, per l'appunto, il desiderio di intraprendere politiche di uscita dal periodo del terrore. Abbiamo quindi il ripristino di alcune libertà, come la libertà di stampa, ad esempio, limitata, no, nel periodo del terrore, e l'abolizione di alcune misure, che aveva preso, diciamo, il Comitato di Salute Pubblica al tempo di Robespierre, come il maximum, no? Il famoso controllo statale, no? La centralizzazione del controllo sui prezzi. Okay, quindi vengono abolite queste misure, si ripristina la libertà di stampa, quindi c'è una sorta di riassestamento istituzionale, un tentativo perlomeno di far questo. Insieme a questo, però, dobbiamo segnalare il fatto che il clima è comunque un clima molto teso, un clima molto violento, anche poiché alcune fasce della popolazione francese non hanno gradito, non hanno ben digerito i mesi di grande tensione, di complottismo e di violenza impartiti dai giacobini e dai sanculotti. E cosa c'è? Una vera e propria reazione, una sorta di vendetta, ok? C'è proprio un clima di resa dei conti, molto spesso, nei confronti dei responsabili del terrore, tanto che imperversano per tutta Parigi, principalmente, diciamo, dei giovani di buona famiglia, la cosiddetta jeunesse dorée, la gioventù dorata, cosiddetta in maniera anche un po' sarcastica, anche un po' amara, che effettivamente, insomma, sono dei gruppi di giovani di buona famiglia, piuttosto ricchi, che vanno in giro a massacrare giacobini e sanculotti. Dunque, in questo momento davvero assistiamo in qualche modo al progressivo allontanamento dei sanculotti dalla scena francese, e anche i giacobini, insomma, per un certo periodo sono costretti fondamentalmente a nascondersi, tutto sommato, perché non sono sicuramente graditi e vengono in qualche modo considerati agli occhi dell'opinione pubblica, perlomeno di una parte dell'opinione pubblica, come i responsabili di anni durissimi della rivoluzione. Dunque c'è questo clima di vendetta, di resa dei conti da parte di questi ricchi che, no, appunto, non hanno ben digerito le decisioni giacobine e riversano la loro violenza su giacobini e sanculotti stessi dall'alto, d'altronde, della loro ricchezza. Cosa accade?
Nella Costituzione del 95, vediamo un po' questa Costituzione dell'anno terzo, qual è quindi l'assetto politico della Francia post-terrore? Allora, abbiamo quindi nuovamente un nuovo rimescolamento delle carte proprio da un punto di vista politico, come è organizzata la politica francese. Intanto appunto la Costituzione del 95, Costituzione dell'anno terzo della Repubblica Francese, cancella la Costituzione giacobina del 93. Si ripropone il suffragio censitario, quindi non più universale come era proposto in quella del 93, e vengono istituite due Camere che hanno il potere legislativo, mentre il potere esecutivo viene affidato al cosiddetto e famoso direttorio. Dunque, è un sistema bicamerale, ci sono quindi due Camere. Questo Parlamento fatto di due Camere che hanno questo potere legislativo, c'è cioè il Consiglio dei 500 e il Consiglio degli Anziani, che è una sorta di Senato in qualche modo di questo nuovo Parlamento, diciamo francese. Il Consiglio degli Anziani sceglie in una lista di 10 proposta dal Consiglio dei 500 i membri del direttorio. Che cos'è il direttorio? È proprio il governo della Francia, un governo però che ha appunto delle forti limitazioni. Ad esempio, il fatto che ogni anno un quinto di questo direttorio deve essere sostituito. Quindi tutto, no, il direttorio è composto da 5 membri e ogni anno uno dei 5 deve essere sostituito da un altro. Questo chiaramente da un lato è, insomma, è una misura insieme ad altre misure, come ad esempio quella di impedire al direttorio il diritto di veto, quello di escluderlo dal processo di legislazione o di formazione delle leggi. Il direttorio ha solo l'esecutivo. Dunque c'è in qualche modo il desiderio da parte appunto della convenzione di stabilire nuovamente una separazione dei poteri molto netta. Separazione dei poteri molto netta, più il suffragio censitario, questo bicameralismo molto rigido e anche questa natura, no, del direttorio appunto molto rigida, volta a evitare fenomeni come quello che ha portato all'ascesa di Robespierre, no? Sono, se da un lato sembrano garanzie di, insomma, una sorta di riequilibrio della politica francese, in realtà porteranno a un problema del direttorio, cioè a una grande fragilità politica. Il direttorio fondamentalmente sarà incapace di difendersi dai problemi che scuotevano la Francia in quel periodo. Dunque questo è il grande problema. Sicuramente viene limitato quel discorso di sovranità popolare, da un lato, si cerca di evitare la possibilità che ci sia un ritorno di qualche personalismo all'interno della politica francese, ma il problema è che questo direttorio sarà davvero troppo fragile politicamente parlando e non riuscirà assolutamente a reggere l'urto di alcune pressioni interne che lo porteranno appunto a essere talmente fragile da non poter far nulla contro i due colpi di Stato che fino al 1799 porteranno poi appunto alla ascesa regale, imperiale, come vedremo, di Napoleone Bonaparte, che veramente segnerà una storia completamente diversa ancora una volta per la Francia. Quali sono questi problemi che deve affrontare però il direttorio? Sono dei problemi principalmente interni. Allora, ragazze e ragazzi, noi già sappiamo che la Francia è percorsa da problemi economici gravissimi fin dall'inizio di tutto il percorso rivoluzionario. Questi problemi si aggravano, sono sempre più gravi, ok? C'è una vera e propria frattura che si viene a creare fra un popolo che è sempre più affamato, il prezzo del pane è ormai alle stelle. Non se ne esce da questa situazione fondamentalmente. Quindi c'è un popolo sempre più affamato e sempre più in difficoltà, che veramente vive una condizione di povertà che non riesce più a sostenere, tanto che appunto manifesterà contro questo nuovo governo, rivendicando condizioni migliori. Abbiamo d'altro canto delle nuove fasce di ricchezza che vivranno invece nel lusso sempre più ostentato, fra l'altro, e si tratta di ricchi vecchi, cioè gli antichi aristocratici che sono rimasti perlomeno ancora in piedi, e anche dei nuovi ricchi, poiché c'è una nuova borghesia che nel frattempo si è arricchita improvvisamente dopo la rivoluzione. Dunque, c'è del malumore in Francia, grande malumore, soprattutto chiaramente al di fuori di Parigi. Noi lo sappiamo già, abbiamo già visto, no? Varie sacche di rivolta
insomma, lungo tutto il territorio francese, ed effettivamente, diciamo, queste tensioni, questo malumore popolare diffuso in tutta la Francia, portò il direttorio a essere molto debole, a essere preso in mezzo, quindi a essere, come dire, facile vittima, facile oggetto di che cosa? Di tensioni, no? Chiaramente in ogni contesto di crisi, tutte le varie pressioni che si vogliono portare a un governo hanno sicuramente più presa e più possibilità di avere successo. E dunque, la cosa particolare è che sono delle pressioni assolutamente contrapposte. C'è il direttorio preso in mezzo da due pressioni contrapposte. Da un lato abbiamo pressioni filomonarchiche, c'è tutto l'ovest della Francia che già sappiamo essere un posto abbastanza, come dire, percorso, no? Da queste rivendicazioni di tipo un po' più altolocato, se vogliamo. Nel nord-ovest della Francia, infatti, ci sono delle vere e proprie azioni di guerriglia controrivoluzionaria e filo-monarchica. Okay? Quindi da un lato ci sono i monarchici che premono e cominciano a dire al popolo francese: ma avete visto che questa rivoluzione, insomma, ci sta portando da, non ci sta portando da nessuna parte, voi siete ancora poveri, ristabiliamo l'antico ordine monarchico, ma che vogliono questi rivoluzionari repubblicani? Che cos'è questa roba? Dunque, da un lato pressioni monarchiche, dall'altro pressioni giacobine. I giacobini, chiaramente, per carità, indeboliti da tutto il periodo del terrore, perseguitati dalla jeunesse dorée, ma in ogni caso ci sono delle pressioni giacobine, quindi pressioni da sinistra, se vogliamo, che sfociano in un episodio molto famoso, fra l'altro, quello della congiura degli eguali, capeggiata da Gracchus Babeuf, il vero nome era François Babeuf, rinominato Gracchus in onore, diciamo, di Tiberio e Caio Gracco, no, tribuni della plebe dell'antica Roma, e Babeuf, insomma, è un personaggio particolare in questo veramente singolare episodio di congiura, la cosiddetta congiura degli uguali, una proposta politica di radicale gestione comune dei beni, ok? Una sorta di radicalizzazione ancora più a sinistra, in qualche modo, della rivoluzione. Ma non è più tempo, probabilmente, per gli ideali di Babeuf e dei suoi seguaci, fra cui c'è anche Filippo Buonarroti, un italiano giacobino, di cui poi ci occuperemo quando andremo in Italia a vedere un po' che cosa combinerà Napoleone nel nord Italia. In ogni caso, appunto, esempi che ci fanno capire le diverse pressioni a cui era esposto il direttorio. Il direttorio però aveva, perlomeno inizialmente, una carta da giocare, la politica estera. Se all'interno la situazione era quella che era, il tentativo fu quello di rimediare ai problemi interni attraverso la politica estera. La politica estera che sembrava volgere effettivamente a favore della Francia, okay? E dunque il direttorio si propone di avviare una politica espansionista in Europa, di combattere, no? Sappiamo già l'esistenza della coalizione antifrancese di queste monarchie europee che vogliono a tutti i costi arrestare l'ascesa francese, ed effettivamente la politica espansionista del direttorio è volta nella realtà a fare cosa? A prelevare chiaramente le ricchezze dai vari territori conquistati. Ma da un punto di vista ideologico, se vogliamo, queste politiche espansioniste sono presentate come possiamo leggere qui, come una lotta contro l'antico regime in tutta Europa, ok? Una sorta di imposizione della rivoluzione in tutta Europa contro l'antico regime. Una rivoluzione sicuramente un po', come dire, un po' più asciutta, no? Rispetto all'aspetto un po' più, come dire, terrificante assunto con Robespierre, ma comunque una rivoluzione che si propone sempre ideali repubblicani contro l'antico regime a favore quindi di una più ampia fascia di popolazione. Una delle conseguenze più importanti di questa politica espansionista del direttorio fu la nascita in Europa delle repubbliche sorelle, e ne vedremo alcune negli anni, in questi anni, no? Cosa sono delle repubbliche sorelle? Dei governi che rimangono locali ma che sono sotto il controllo francese. I francesi arrivano in questi stati e si propongono di liberarli, no? Dagli oppressori monarchici dell'antico regime. Repubbliche sorelle che nasceranno in Olanda, in Svizzera, dove tuttora tra l'altro esiste un direttorio, e soprattutto in Italia, nell'Italia che sarà il terreno su cui la figura di Napoleone Bonaparte inizierà a costruire il mito che lo circonderà di grande generale, di grande comandante, e che lo porterà a prendere in mano, davvero in pochissimi anni, le sorti della Francia intera. Alla prossima.